È nel 1977 che inizia a prendere corpo il progetto di un giovane imprenditore campano, Angelo Punzi, il quale avvia sul proprio territorio un'azienda impegnata nella progettazione e nella produzione di elementi meccanici complessi per le aziende del mondo dell'elettronica professionale, civile e militare. L'azienda è la GMA, Generale Meccatronica Applicata, la quale si pone sin da subito, tra gli altri obiettivi, il raggiungimento di elevati standard di qualità. Questa chiara filosofia imprenditoriale è proseguita negli anni e ha fatto sì che oggi GMA, nonostante la crisi e un contesto ambientale difficile, abbia un fatturato annuo di circa 18 milioni di euro e una squadra di oltre 100 dipendenti, cuore pulsante dell'azienda. L'inaugurazione infine del nuovo stabilimento all'avanguardia all'interno della zona ASI, Area Sviluppo Industriale di Giuliano, è la prova concreta di un lungo e coraggioso percorso di ricerca e di continuo perfezionamento. Il fondatore di GMA, l'imprenditore Angelo Punzi, si era posto l'obiettivo di volare sempre più in alto per vedere ogni giorno più lontano. E così ha fatto. Nel 2002 GMA estende le sue attività alla progettazione e alla integrazione elettronica ed elettromeccanica. Nel 2010 diversifica il portafoglio clienti e prodotti nel settore dell'avionica attraverso l'acquisizione di Axtitude, un'azienda privata italiana ad alti contenuti tecnologici, che progetta e realizza piattaforme inerziali e di navigazione per i settori dell'aerospazio, della marina e terrestre, sia per il mercato militare che civile. Innovazione è dunque la parola chiave, in linea con la vision aziendale di GMA, che fa della ricerca e sviluppo il motore della propria crescita aziendale. Ed è proprio questo modello di vision innovativa che porta GMA ad operare in stretta sinergia con i centri di ricerca di eccellenza di finmeccanica, del CIRA, Centro Italiano Ricerche Aerospaziali, e della Università Federico II di Napoli, oltre che con partner internazionali. Grazie a queste sinergie, GMA investe in numerosi programmi di ricerca e sviluppo, raggiungendo, rafforzando e sviluppando la sua mission: fornire prodotti e servizi chiavi in mano, promuovendo una cultura aziendale orientata all'innovazione. Allo scopo, inoltre, di accorciare le distanze tra scuola e mondo del lavoro, GMA affianca alla collaborazione con il mondo universitario anche quella con gli istituti tecnici industriali, partecipando attivamente al programma Studiare l'impresa, l'impresa di studiare, promosso dall'Unione Industriale di Napoli, atto a fornire ai giovani studenti competenze preziose per diventare tecnici competitivi e capaci di affrontare le impegnative sfide del mondo del lavoro. GMA rappresenta dunque un tassello importante per la crescita dell'area industriale di Giuliano e per il decollo dell'economia locale e nazionale, attraverso l'innovazione, l'osmosi con il mondo della scuola e il sostegno all'arte e allo sport, attività quest'ultime da sostenere per emancipare i territori dal degrado sociale e culturale. GMA progetta e produce sistemi meccanici e apparati elettronici per il settore militare e civile, come ad esempio console e rack in fibra di carbonio e in lega di alluminio, completi di tutte le parti elettroniche. Piattaforme inerziali certificate dall'Ente Nazionale Aviazione Civile e dalla European Aviation Safety Agency, destinate a velivoli dell'aviazione generale certificati e non, e dispositivi avionici. Il sistema di navigazione avionico AX1 GNS, che integra apparati GPS, utilizzato sull'aereo senza pilota SkyY. La piattaforma di navigazione terrestre AXT-LNS, destinata a veicoli terrestri dell'esercito. Un annunciator panel è stato utilizzato per l'aereo addestratore della Alenia Aermacchi SF-260. Il
sistema X1 Marine è impiegato in applicazioni nautiche su grossi yacht, sia per la stabilizzazione statica che dinamica, come su Epica, l'ammiraglia dei cantieri navali Fiat. I servizi di logistica e customer support completano la rosa dell'organizzazione GMA tramite sistemi informativi e di gestione della documentazione di ultima generazione. Da maggio 2013 è operativo il nuovo stabilimento di Giuliano, in cui saranno concentrate tutte le attività dell'azienda. Rimarrà attiva la sede di Roma, dove restano le attività di progettazione meccanica e marketing. Il nuovo stabilimento è sviluppato su un'area coperta di 9.000 metri quadri, su tre livelli, di cui 1.500 destinati agli uffici. ...2.500 destinato al magazzino e alla logistica, ben 5.000 all'area produzione. Tratto distintivo della storia di GMA è il modello imprenditoriale basato su quello di Adriano Olivetti, sempre vicino e attento allo sviluppo economico e sociale della comunità e del territorio in cui opera, nonché alla qualità del tempo che il personale passa al lavoro. Nella nuova struttura a basso impatto ambientale si concretizza così questa particolare attenzione che GMA pone nei confronti dei lavoratori, attraverso la realizzazione di spazi per il loro benessere, giardini, palestra, mensa, un'area attrezzata per la ricreazione e una chiesa. Esempi di una dimensione così vivibile del lavoro quanto rara, business e benessere. In una sola parola, GMA. La nascita della nuova GMA è dunque l'esempio, come altri, che in Campania possono nascere e vivere eccellenze che valorizzano il lavoro, gratificano i lavoratori e riqualificano il territorio. I prossimi passi, anzi, i prossimi voli di GMA? Di sicuro continuerà ad investire, con l'acquisto, per esempio, di nuovi macchinari ad altissima tecnologia e software di progettazione e produzione. Investire in tempi di crisi. È questa la vera rivoluzione imprenditoriale di GMA, che ha fatto dell'alto livello tecnologico, della ricerca, dell'innovazione, della formazione e dell'ecosostenibilità la propria cifra distintiva, riuscendo a costruire con orgoglio il proprio successo in un territorio considerato difficile e poco ospitale per le attività d'eccellenza, che si prepara a diventare forse la Silicon Valley italiana. GMA, un'azienda creata con il cuore, che tocca i cuori.